Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale Focus Tutorials. Oggi voglio fare una prova, ovvero provare nuovo microfono e nuovo telefono per effettuare le registrazioni. Ne ho fatte delle altre qualche giorno fa, ma i video sono venuti molto scattosi e l'audio faceva veramente schifo. Ora ho portato delle modifiche software e hardware e vediamo se i video vengono un po' meglio. Speriamo di sì. In questo video di prova faremo la sostituzione di questi copertoni tacchettati con quelli più adatti per i rulli. Si avvicina la brutta stagione e la bici principalmente la userò sempre sui rulli, tranne qualche rara occasione in cui andrò a fare qualche giro o andrò a lavorare, ma in confronto a quest'estate saranno veramente più rare. Come prima cosa andremo a smontare le ruote, sia anteriore che posteriore. Faccio del casino in modo da vedere se comunque il suono viene distorto. Allora, ruote smontate, ora passiamo alla rimozione dei vecchi copertoni e magari proveremo anche a pulire le valvole, perché qua ci sono camere d'aria antifurature, quindi con gel, quindi probabilmente quando andrò ad aprire si sporcheranno, e poi metteremo i nuovi copertoni. Allora, come dicevo prima, la prima cosa è sgonfiare la camera d'aria. Queste camere qua, avendo liquido, bisogna tenerle a 90 gradi in modo da non far uscire il liquido dentro alla camera. Non so se si riesce a vedere il mio pollice, un po' di liquido c'è. Sgonfiatela il più possibile. Ok, poi per non far uscire del liquido mentre lavorate, richiudete la valvola e cerchiamo uno stracciatino, date una pulita, poi comunque puliremo meglio. Tirate pure via l'anellino che ferma la valvola e infine scollate il copertone, anzi la spalla del copertone dal cerchio. Se poi avete culo che il cerchio e il copertone non sono troppo aderenti, forse come adesso, ecco, riuscite pure a stallonare interamente il copertone e tirar via la camera d'aria da mettere da parte, perché ci servirà dopo. Potete passare a staccare la spalla dal cerchio dell'altro lato e rimuovete direttamente tutto il vecchio copertone. Ora, se il cerchio è sporco, non in questo caso perché la bici l'ho appena lavata, date comunque una pulita all'interno del cerchio e verificate lo stato del nastro paranipli. Qua un po' si è spostato, ma comunque va bene. Adesso con il copertone nuovo dobbiamo cercare la freccia di riferimento per il senso di rotazione. Quasi tutti i copertoni ce l'hanno, non so se si vede, e poi confrontatelo col vostro cerchio. Il mio cerchio va di così, il senso di rotazione è così, quindi il copertone andrà dentro in questa maniera qua. Qui io ve la faccio molto semplice perché comunque cerchio e copertone si adattano bene senza fare troppa aderenza. Non essendo un cerchio tubeless non fa molta aderenza perché abbiamo la camera d'aria. Prendiamo la camera d'aria, la inseriamo e avvitiamo un po' l'anellino di fermo. Ricordatevi che la camera d'aria deve essere leggermente gonfia per non essere pizzicata quando andremo a sistemare il copertone dentro il cerchio. Alla fine, se fate fatica a far allontanare il copertone, fate attenzione che tutte le spalle siano molto dentro, visto? Quando sono tutte dentro il copertone entra perfettamente nel cerchio. Ora, un piccolo trucchetto che uso con questo tipo di gomme per farle tallonare bene è spargere un po' di acqua saponata sulle spalle del cerchio in modo che la riga di riferimento che c'è sul copertone vada a
incastrarsi in modo adeguato. Poi, una volta gonfiato, ve lo faccio vedere. Fate attenzione comunque a non mandare l'acqua saponata sul disco del freno, altrimenti dovrete pulirlo. Quando avete fatto ciò, potete provare a gonfiare la vostra gomma a vedere se si tallona correttamente. Spingiamo magari un po' più in giù l'anellino e speriamo che il liquido antifurature non sia andato a intasare la valvola, se no dobbiamo tirarla giù e pulirla. No, sembrerebbe di no. Ora vediamo se il trucchetto del sapone ha funzionato per far tallonare bene il copertone. Sì! Ora chiudo un attimo per non far uscire il gel, fisso l'anellino e controllo che la ruota sia tallonata correttamente. Vediamo anche questo lato. Perfetto! Un copertone cambiato, possiamo passare al secondo. Allora ragazzi, spero di riuscire a farvelo vedere, anzi facciamo così, vi avvicino e vi mostro. Questa è la riga di riferimento, magari si vede un po' meglio qui. Ecco, adesso che faccio ombra, questa è la riga di riferimento che deve essere uguale su tutto il cerchio, su tutto il copertone. Se questa non è uguale, è più in fuori o più in dentro, vuol dire che il copertone non è tallonato bene e dovete farlo tallonare correttamente. Ora, stessa operazione per la ruota anteriore. Via il tappo, valvola a 90 gradi, perché anche in questa camera d'aria abbiamo gel. Gonfiamo sperando di non sporcarci troppo con il gel. Ecco, qua ne è uscito un po' di più, si vede sul mio pollice. Anche qui sgonfiamo il più possibile. Dato che si sgonfia, controllo. Dobbiamo poi controllare anche il grasso dei cuscinetti. E i prossimi giorni lo faremo. Come prima, chiudiamo la valvola, diamo una pulita del vecchio gel, se no si inzozza tutto, e togliamo l'anello di fermo della valvola. Quindi scogliamo le spalle del copertone dal cerchio. Dovrebbe essere identico prima, non troppo duro. Vediamo. Quasi. Allora diamo un'altra smollata e visto com'è facile far uscire il copertone da questo cerchio, via la camera d'aria, la mettiamo sempre da parte e scogliamo il copertone dall'altro lato per poi tirarlo via. Diamo un'occhiata sempre e una pulita per vedere se è tutto a posto. Come detto prima, la bici è appena stata lavata, quindi il cerchio è perfettamente pulito. Prendiamo l'altro copertone e vediamo il senso di rotazione. Qua spero di riuscire a farvelo vedere, c'è la freccia che va in là. Abbiamo il disco del freno che ci dà la mano. Anche sul disco c'è la freccia che va in là, quindi questo è il montaggio corretto. Facciamo il primo lato e poi prendiamo la nostra camera d'aria leggermente gonfia e andiamo a inserirla nel suo foro, avvitando leggermente l'anellino di fermo, non del tutto, che lo faremo dopo. Dentro la camera d'aria e via. Talloniamo anche l'altro lato del copertone.
se fate fatica a far entrare l'ultimo pezzo, ricordatevi di spingere dentro in modo da agevolare, visto? E ora, come prima, dove ho messo qua, acqua e sapone all'interno per agevolare la tallonatura da tutti e due i lati, sempre attenzione a non dare acqua e sapone sul disco, sennò dovete pulirlo, perché un disco saponato non frena moltissimo. E poi possiamo provare a gonfiare per vedere se anche questa si tallona correttamente. Proviamo. Allora, questa fa un po' più fatica. Diamo un altro colpetto e vediamo se va. Non voglio gonfiare più di tanto perché non voglio sforzare né camera d'aria né cerchio né copertone. Ora vi faccio vedere dove non è entrato bene il copertone nel cerchio. Spero si riesca a vedere. Questa è la riga di riferimento, qua è fuori e qui è tutta dentro. Spero si veda bene nel video. Qui è dentro e qui è fuori. Secondo me non ve la riesco a far vedere. Quindi, in questo caso, proviamo a sgonfiare e a dare un altro po' di sapone. Allora, per farla tallonare bene, l'ho risgonfiata, l'ho rilubrificata e rigonfiata. L'ho portata a 3 bar, 3 bar e mezzo, in modo da far tallonare bene. E poi l'ho sgonfiata. Adesso rimontiamo tutto sulla bici e poi portiamo la pressione giusta delle gomme sia anteriore che posteriore. Dopo vi faccio vedere un piccolo trucchetto che uso per essere sicuro che i cerchi con gli sganci rapidi siano dentro bene. Intanto vi punto e poi vi mostro. Se fossero i perni passanti non ci sarebbe bisogno di farlo, ma gli sganci rapidi, se sono dentro male, la bici cambia male e i freni potrebbero non funzionare correttamente. Il trucchetto per verificare il corretto montaggio è semplicemente questo: giù la bici dal cavalletto, ok, vi ho rimesso bene a fuoco, giù la bici dal cavalletto e mollate, visto? Che è andata a pacco. Ora potete chiudere lo sgancio rapido. Stessa cosa dietro. Ora vi faccio vedere sperando che in video venga. Mollate lo sgancio rapido, visto che è stata adattata. Ora siete sicuri che è nella sua sede e potete stringere. Se volete essere più pignoli, date una stretta in più, che male non fa. Fatto. Potete pure verificare che i freni siano a posto, che non tocchino, sia davanti che dietro, e poi potete verificare anche che il cambio lavori correttamente. Qua sa che devo dargli poi una regolata, perché il quarto ingranaggio non prende bene. È un problema che affronterò dopo. Ora, prima di rendere la bici utilizzabile, diamo una controllata alla pressione delle gomme. Io su questa metto, prendetela con le pinze perché è la misura per me, 2,30 dietro, 2,20 davanti. Parte. Basta, finito! Spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Soprattutto spero che audio e video questa volta siano a posto, in modo da poter continuare a fare video, diciamo, di mia buona qualità. Ottima no, di certo, perché sto facendo tutto da solo. E mi raccomando, ragazzi, stay tuned per altri tutorial interessanti. Io ora vi saluto. Ciao!